Hola chicos, bienvenidos al curso del español. Ciao ragazzi, benvenuti al corso di spagnolo. Questo video tratterà l'argomento della pronuncia. Non è il primo video di spagnolo che faccio, bensì troverete gli altri video nella playlist che ho fatto per voi nella descrizione qui del video. Vediamo insieme come si pronunciano le parole in spagnolo, perché a differenza di quanto si pensi, lo spagnolo non è poi, dopo tutto, una lingua così trasparente, ovvero non si legge sempre tutto così come si scrive, soprattutto per noi italiani. Ci saranno, vedrete, delle lettere che penseremo di doverle leggere in un modo e si leggeranno invece in un altro. Vediamo insieme l'elenco, innanzitutto, dei suoni che impareremo oggi insieme. Alla fine del video poi ci sarà un esercizio tutto per voi da leggere insieme a me. Pronti? Ecco qua l'elenco. Vedremo oggi insieme la pronuncia di questa lettera, la numero 1, C, è proprio una lettera dell'alfabeto. Vedremo anche la pronuncia della doppia C, della C con la E o della C con la I, della G con la E, G-I, e poi appunto questi suoni G-U-E e G-U-I. E anche questo suono particolare con la U con la diesi, non spaventatevi, non è niente di trascendentale. Al numero 7 vedremo invece la scrittura della GN, all'8 la J, che si chiama J in spagnolo. La 9 è anche lei una lettera da sola, una doppia L, avrà un suono particolare. La numero 10, come non riconoscerla, è la classica lettera che troviamo anche nella parola Espagna. Poi c'è Q, E, I, Q, U, I. E poi nel numero 13 troviamo la SCE, SCI e al 12 invece la Z. Siete pronti? Partiamo subito con la prima lettera, che è la quarta dell'alfabeto ed è la lettera C. Ecco a voi la slide. La lettera C si pronuncia, a prescindere dalla vocale che c'è al suo fianco, proprio come in italiano le parole che troviamo al suo fianco. Vedrete che in queste slide ci saranno due tipologie di slide. La prima tipologia, come in questo caso, dove troveremo la pronuncia sul lato sinistro dello spagnolo e la pronuncia nel lato destro di italiano. Ho cercato, dove possibile, di trovare delle parole che suonassero esattamente nello stesso modo, ma che magari avessero una grafia diversa tra l'italiano e lo spagnolo. Questo è il caso, per esempio, CHA, come nella parola ciao, che in spagnolo significa ciao anche per loro, si pronuncia appunto ciao. È un ciao che si può dire solamente quando ci si congeda, quando si va via da qualcuno. Al secondo posto abbiamo invece la CHE, come nella parola cieco, che in italiano si scrive così, ed è, si pronuncia appunto cieco, ed è l'abitante della Cecoslovacchia. Al numero 3, al terzo posto, abbiamo la CH con la lettera I, come nella parola Cile, che è appunto lo stato del Sud America, che in italiano invece si scrive senza l'H, Cile, questa è la pronuncia. Poi abbiamo la O, ciò, cioccolate, come nella parola appunto italiana cioccolato, questo è lo stesso identico suono e il significato è identico. Invece con la parola ciu abbiamo ciupete, che significa invece ciuccio, quindi cia, ce, ci, cio, ciu. Questa è la prima slide, proseguiamo adesso con la doppia C. La doppia C invece si pronuncia come se ci fosse una X al suo posto, ok? Quindi è proprio un suono totalmente diverso da prima. Abbiamo la prima parola che vuol dire acción, in italiano appunto è azione, dirección, direzione, satisfacción, soddisfazione, addicción, dipendenza, seleccionar, selezionare. In questi casi, ma non sempre, la doppia C può corrispondere alla grafia della Z in italiano. E spesso e volentieri dopo la doppia C c'è la I, la O con l'accento e la ON. E sarà sempre un sostantivo femminile. Vediamo la prossima categoria. Ecco qui invece uno dei primi suoni che invece a noi italiani crea qualche difficoltà, perché non ce lo abbiamo nella nostra lingua. Quindi quando la C è con la E o con la I si pronuncia con questo strano simbolo, che non è altro che il TH inglese della parola sink. Quindi vediamo insieme. Zero, che vuol dire zero. Zebra, che vuol dire zebra. Cinema, che vuol dire cinema. Sita, che vuol dire appuntamento.
Quindi per fare questo suono bisognerà mettere la lingua tra i denti e poi lasciar passare dell'aria, come nella parola appunto sero, zebra, cinema, sita. Inizialmente vi sembrerà un po' troppo, diciamo, di esagerare, però è importante esagerare all'inizio per riuscire a fissarselo. Quindi lingua tra i denti e poi facciamo passare l'aria. Se invece parlate bene l'inglese, basterà pensare al TH inglese della parola think. Ecco a voi il prossimo suono. Cosa succede invece quando la C ha al suo fianco vocali forti come la A, la O e la U? Nulla. Si pronunciano esattamente come in italiano. Ecco il primo caso. Casa, quindi esattamente come in italiano casa. Cosa, che vuol dire anche lì cosa. Cubo, che significa cubo e si scrive esattamente uguale, si pronuncia uguale. Non fateci l'abitudine, perché i prossimi suoni che vedremo invece saranno molto diversi dall'italiano. Ecco a voi il primo. Simile alla questione della C, quando è vicino a una vocale debole, quindi la E o la I, anche la lettera G si pronuncia in modo particolare. Il suo suono è come quello di un'H aspirata. Vediamo l'esempio. Gemelos, gente, gigante, girar. Quindi gemelos, gemelli, gente, gente, gigante, gigante, girar, girare. Quindi pensate all'H ancora una volta inglese, o semplicemente un'H che si sente, quindi proprio dovete fare uscire il fiato dalla vostra gola, senza però far vibrare le corde vocali, perché per quello abbiamo un altro suono in spagnolo, non ci facciamo mancare niente. Vediamo il prossimo suono invece. Allo stesso modo, quando la G invece al suo fianco ha una vocale forte, A, O oppure U, si pronuncia come in italiano. Ecco a voi gli esempi. Gato, come nella parola gatto, appunto in italiano. Goma, che significa gomma. O guante, che significa invece guanto. Ecco a voi forse il primo vero suono che ci può creare una difficoltà, perché in italiano lo leggeremmo in un modo, ma in spagnolo invece si legge in un altro. Vediamo di cosa sto parlando. Ecco a voi il suono ghe e ghi. Già ve l'ho anticipato. Quindi l'unione di G, U, E si legge ghe, come nella parola ghepardo, quindi si scrive diverso ma si legge ghe. E poi invece quelli con la lettera G, U, I si pronunciano come la parola ghirlanda, ad esempio. Quindi chitarra, che è la chitarra, e aghila, che invece è l'aquila. E ora è il momento di quella famosa U con i due puntini. Non è un fenomeno che capita spesso in spagnolo, voglio rassicurarvi su questo. Però quando c'è la dieresi, così si chiama questa tipologia di accento, sulla U succede una cosa particolare all'insieme di G, U, E e G, U, I. Vediamo come agisce. Se la U ha la dieresi, si legge come in italiano. Meraviglioso, no? Però purtroppo, come vi ho già detto, non sempre succede, anzi quasi mai. Le parole per esempio sono vergüenza, che vuol dire vergogna, bilingue, che vuol dire bilingue, oppure con la GUI abbiamo pinguino e linguistica. Quindi vergüenza, bilingue, pinguino, linguistica. Ecco invece ancora un altro suono con la G che tenderemmo a leggere in un modo, ma dopo questa lezione sapremo che si legge diversamente. Sto parlando di GN. I grafemi GN insieme si leggono come nella parola Wagner, quindi come se fossero separati. Quindi per il suono gn invece italiano avremo un'altra lettera, ma non voglio anticiparvi nulla. Vediamo insieme queste pronunce. Ignacio, digno, significar, magnolia. Letteralmente Ignacio, nome proprio Ignazio, digno invece vuol dire degno, significar, che vuol dire significare, magnolia, che è la magnolia. Quindi è vero che in italiano hanno tutti la GN, ma non si pronunciano come l'italiano. Infatti avete visto che in alto è sparita la parola pronunzia con la bandiera italiana, perché effettivamente si pronunciano diversamente. E ora veniamo al bello. In spagnolo abbiamo un suono molto particolare che proviene dall'arabo.
È molto difficile da fare all'inizio, soprattutto se è la prima volta che provate a imparare lo spagnolo, ma non è impossibile, ok? Dovete semplicemente pensare di avere una cosa in gola e dovete cercare di espellerla dalla gola, appunto. Il suono è un po' brutto, ripeto, è esagerato per impararlo, è questo. Ripeto, è un brutto suono, però è proprio così. E viene dall'arabo, perché gli arabi sono rimasti 900 anni in Spagna e hanno influenzato in maniera positiva la lingua, arricchendola di questi suoni particolari che ce lo rendono così anche melodioso. Forse la jota in particolare è un po' non troppo melodioso, ma vediamo insieme come si pronuncia. La jota ha un suono gutturale proveniente dall'arabo. A prescindere dalla vocale che gli segue, il suono è sempre appunto molto gutturale dalla gola. Gutturale vuol dire proprio dalla gola. Abbiamo per esempio la parola jarra, che vuol dire vaso, jefe, che vuol dire capo, jirafa, che vuol dire giraffa, joya, che vuol dire gioia, junio, che vuol dire giugno. Quindi ja, je, ji, jo, ju. Ripeto, dovete esagerare per impararlo, comunque la pronuncia è jarra, jefe, jirafa, joya, junio. Perché sto tanto insistendo con accentuare questo suono in maniera esagerata, forse? Perché il rischio, soprattutto all'inizio, di confondersi con il suono della G e della E e della G e della I è molto alto. Quindi dovete ricordarvi che he ha la J, hi ha la J, mentre he avrà la G e la E e hi avrà la G e la I. Quindi mi raccomando, la differenza proprio tra questi due suoni è che in uno vibrano le corde vocali, nella jota, nell'altro invece era solo semplice aria che fuoriesce dalla gola senza far vibrare le nostre due corde vocali. Vediamo il prossimo suono. Ancora una volta sono in presenza di una lettera, la doppia L che si legge Y. Ha un suono simile ad una I. Allora, in realtà è un suono un po' tipo la Y delle persone che fanno fatica a dire coniglio. Quindi, come la parola chiave, chiave, ieno, pieno, gallina, gallina, llorar, piangere, lluvia, pioggia. Quindi ya, ye, yi, yo, yu. Se fate fatica potete semplicemente dire una i. Ya, ye, yi, yo, yu. Ok? Proseguendo abbiamo un'altra lettera, che è la lettera ñ. La lettera ñ, diciamo che è quella più caratteristica dello spagnolo, e questo grafema si legge come il suono gn in italiano, come nella parola pugno, ok? Vediamolo insieme. La ñ con la A sarà gna, e Spagna, che vuol dire Spagna, e la sua, diciamo, pronuncia è uguale all'italiano Spagna. La ñ con la E è muñeca, come nella parola bambola o polso, ñeca, muñeca. Gni i albagnil, che vuol dire muratore. Ñ e la O è niño, come nella parola bambino, appunto. E la ñ con la U è come nella parola gnu, che significa gnu, come in italiano. Quindi mi raccomando, per il suono gn italiano non c'è la G e la N, come abbiamo già visto che si leggerà invece gn come in tedesco Wagner, bensì ci sarà la letterina N con questa ondina che ha un nome e si chiama tilde, che vuol dire in spagnolo accento, e si pronuncerà gn come nella parola pugno italiana. Vediamo insieme invece adesso il prossimo insieme di lettere che crea un po' di difficoltà a noi italiani, ma affrontandolo insieme spero che vi sembrerà più facile. Sto parlando di questo. I grafemi Q, U, E si leggono come in italiano che, come nell'espressione che bello, e i grafemi Q, U, I si leggono invece come in italiano chi, come nella parola chi, della frase chi sei. Vi ho messo ancora una volta delle parole in spagnolo che si scrivono in un modo, in italiano invece si scrivono in un'altra, ma la pronuncia è molto simile. Ecco a voi orchestra, che significa orchestra, si pronunciano quasi uguali, quindi orchestra, orchestra in italiano. Etichetta, 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 etichetta. Chimera,
che vuol dire chimera, in italiano lo scriveremmo così, alchimia, che invece si scrive alchimia in italiano, quindi con il suono CHI per noi, che diventa chi. Quindi che, scritto QUE, non si legge QUE, ma si legge che, come in italiano che bello. QUI non si legge qui, ma si legge chi. Proseguiamo. Adesso abbiamo invece questo insieme che ho voluto mettere apposta perché in realtà alle volte può creare difficoltà, non ci sono tantissime parole con questo suono, ma è importante sapere bene come si pronunciano. Sto parlando di quando prima della CE e della CI c'è una S. Bisogna leggere la S da sola e poi aggiungere i suoni CE e CI. Cosa vuol dire? Vi ho messo appunto apposta quella linea tratteggiata come se voi doveste leggere la parola fino a lì e poi come se ce ne fosse subito dopo un'altra. Vi faccio un esempio. Adolescencia, come nella parola adolescenza, che quindi non si leggerà adolescenza, ma si leggerà fino alla S e poi si legge la seconda altra parola come fosse un'altra. Però ovviamente tutto diciamo velocemente, altrimenti sembrano due parole staccate. Quindi sarà adolescencia, adolescenza. Osceno, 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 quindi osceno. Piscina, piscina, quindi veloce sarà piscina. E in ultimo, suscitar, suscitare. Siamo arrivati alla conclusione di questo video, finalmente direte voi, abbiamo l'ultima lettera dell'alfabeto che non smette di darci delle difficoltà. Però in realtà se l'affrontiamo adesso come ultima lettera ci sembrerà più facile. Vediamo perché. La Z ha un suono simile alla C quando è seguita dalla E e dalla I. Vi ricordate com'era il suono? Quella cosa strana tra la lingua, tra i denti. Quindi nello specifico lo utilizzerò per lo più, poi vi spiego perché, insieme alla grafia, quindi alla vocale della A, la O e la U. Come nella parola tassa, tazza. Zorro, volpe, avete visto quando vedevate Zorro non sapevate che in realtà voleva dire volpe, in spagnolo si pronuncia zorro. E poi la Z e la U che si pronuncia su, come nella parola zumo, che vuol dire succo. Attenzione però, perché non vi ho messo la Z con la E e la Z con la I? Perché in spagnolo se state scrivendo una parola con ZE o ZI perché il suono vi sembra che diciamo sia questo, tipo nella parola zebra che vuol dire zebra, state sbagliando. Vi ricordate che la zebra si scriveva proprio con la CE? In spagnolo sono pochissime le parole che contengono la grafia della Z e della E e della Z e della I. Sono per lo più o di origine straniera o sono dei casi completamente isolati. Quindi attenzione e verificate sul dizionario se avete qualche dubbio su come si scriva. Vi ho messo tuttavia due esempi per farveli vedere. Eccoli qua. La lettera stessa Z invece ha la E e si scrive così come in italiano e si pronuncia seta. La Z e la I invece si pronuncia si, come nella parola think, che significa invece zinco. E ora, se siete pronti, c'è un esercizio per voi. Ci saranno 26 parole da pronunciare insieme a me. Come funziona questo esercizio? Io vi mostrerò lo schermo con l'elenco delle parole numerate, dirò numero 1, mentalmente conterò fino a 3. Nel frattempo, da casa, voi dovrete provare a pronunciare a voce alta questa parola e poi io la leggerò. E vedrete insieme a me se l'avete pronunciata in modo corretto oppure no. Se invece ancora non vi sentite pronto per l'esercizio, non bruciatevi questa tappa. Riguardate magari il video sui suoni su cui magari pensate di avere più difficoltà e poi vi aspetto all'esercizio. Per tutti gli altri, ecco la slide. E ora a ti te tocca. E adesso tocca a te. Come si leggono? Como se leen. Quindi come leggiamo queste parole? Pronti? Numero 1. Charlar. Charlar, che significa chiacchierare, parlare. Numero 2. Macho. Macho, che significa maschio. Numero 3. Poncho. Poncho, che significa poncho. Numero 4. Addiction,
addiction, che vuol dire dipendenza. Numero 5. Injection. Injection, che significa iniezione. La Y non ha nessun suono particolare, è come fosse una I. Numero 6. Peces. Peces, che significa pesci. Numero 7. Vecino. Vecino, che vuol dire vicino nel senso di vicino di casa. La lettera V in spagnolo ha un suono quasi vicino alla B. Vecino. Però anche leggendola normalmente con vecino vi comprendono perfettamente. Numero 8. Gente. Gente, che vuol dire gente. Numero 9. Magico. Magico, che vuol dire magico. Numero 10. Chitarra. Chitarra, che vuol dire chitarra. Numero 11. Guerrero. Guerrero, che vuol dire guerrero. Numero 12. Paraguero. Paraguero, che vuol dire porta ombrelli. Numero 13. Bilinguismo. Bilinguismo, che vuol dire bilinguismo. Numero 14. Ignorar. Ignorar, che vuol dire ignorare. Numero 15. Benigno. Benigno, che vuol dire benigno. Numero 16. Jota. Jota, che vuol dire la lettera J, si chiama così. Numero 17. Jersey. Jersey, che vuol dire maglione. Numero 18. Sello. Sello, che significa sia timbro che francobollo. Numero 19. Llevar. Llevar, che significa portare. Numero 20. Año. Año, che vuol dire anno. Numero 21. Queso. Queso, che è il formaggio. Numero 22. Quiero. Quiero, che vuol dire voglio, prima persona del verbo querer, che vuol dire volere. Numero 23. Adolescente. Adolescente, che vuol dire adolescente. Numero 24. Fascículo. Fascículo, che vuol dire fascicolo. Numero 25. Manzana. Manzana, che è la mela. E al numero 26 abbiamo invece pez. Pez, che è il pesce ed è il singolare del numero 6, peces. Spero che questo video vi sia piaciuto, che non vi sia passata del tutto la voglia di imparare lo spagnolo, nonostante abbia una pronuncia un po' particolare. Vi ricordo che se volete potete mettere mi piace alla pagina Facebook, vi metto in descrizione il link della pagina, e anche abbiamo un profilo Instagram con tutte le novità. E ad ogni modo, per oggi è tutto, os agradezco y que os vaya bien. Adiós!